Nel mondo di oggi la deterrenza dei tempi della guerra fredda non è più sufficiente a mantenere la pace e a proteggere i nostri cittadini, i nostri alleati ed i nostri amici. Noi dobbiamo puntare a una sicurezza che sia basata su qualcosa di più della sinistra premessa che noi possiamo distruggere quelli che vogliono distruggerci. Abbiamo bisogno di un nuovo schema che ci permetta di costruire le difese missilistiche necessarie per affrontare le minacce odierne. Per far questo dobbiamo andare oltre le costrizioni del trattato antimissili balistici, un trattato vecchio di 30 anni. Il 17 gennaio del 2007 l'Associazione degli Scienziati Atomici, un gruppo che vanta al proprio interno ben 18 premi Nobel, ha spostato avanti di 2 minuti la lancetta dell'orologio simbolico che segnala quanti minuti manchino alla fine del mondo. Oggi mancano solo 5 minuti alla mezzanotte del pianeta, più dei 2 minuti che mancavano nel 1952, quando gli Stati Uniti testarono la prima bomba all'idrogeno, ma molto meno dei 17 minuti che si raggiunsero alla fine della guerra fredda nel 1991. Kenneth Benedict, la direttrice del Bulletin of the Atomic Scientist, dichiara alla BBC: We should be quite worried. Dovremmo essere abbastanza preoccupati. Ci sono sempre più nazioni che aspirano a diventare potenze nucleari e le nazioni che già possiedono un arsenale nucleare stanno costruendo nuove armi nucleari, più piccole, e stanno iniziando ad ipotizzare l'utilizzo di questi nuovi dispositivi, cambiando di fatto atteggiamento sulla possibilità di impiegare nelle operazioni belliche anche le armi nucleari. Sono passati più di 60 anni dalla prima esplosione atomica. Vediamo come si sono trasformate le bombe nucleari, quali sviluppi hanno avuto. Quelle della prima generazione si sfruttano il fenomeno della fissione nucleare. C'è un nucleo pesante come l'uranio-235 o il plutonio, spezzandosi libera energia. Allora, per spezzare questi nuclei, li si bombarda con neutroni. Siccome il neutrone deve percorrere un certo cammino nella materia prima di trovare il nucleo, la massa di uranio o di altro materiale fissile lì presente deve eccedere come dimensione questo libero cammino medio, quindi occorre una massa critica che non è più piccola di una certa quantità, che fa sì che al momento dell'esplosione l'esplosione non può essere meno potente di una certa soglia. E quindi nella prima generazione o io distruggo un'intera città o nulla. Nella seconda generazione si usa invece il processo della fusione nucleare, cioè si usa far esplodere una bomba atomica che, di prima generazione, che quindi è l'innesco della bomba all'idrogeno, cioè esplode la bomba atomica. I nuclei, in conseguenza di questa esplosione nucleare, acquistano un'energia cinetica grandissima e quindi sormontano l'energia di repulsione elettrica e si ha la fusione. Entrambe queste armi sono armi catastrofiche, nel senso che non sono utilizzabili sul campo di battaglia, dove è necessario invece delimitare il raggio d'azione dell'esplosione per evitare che vengano coinvolte molte più aree, molte più persone, molte più edifici di quello che si vuol fare. Cioè, io posso voler distruggere un edificio, ma non l'intera città. In questa terza generazione, quindi, si rende volutamente meno efficiente l'esplosione di tipo Hiroshima, facendo in modo, per esempio, che l'esplosione avvenga lentamente in maniera che la massa critica voli via in pezzi e quindi il grosso di essa si sottragga alla esplosione. Il 12 giugno 1978, in un discorso alle Nazioni Unite, l'allora segretario di Stato Cyrus Vance annunciò l'impegno del governo USA a non fare mai ricorso alle armi nucleari contro una potenza non nucleare. Nel gennaio 2002 la svolta. Il presidente George W. Bush presenta al Congresso la nuova linea della sua amministrazione. Gli Stati Uniti potranno utilizzare armi nucleari contro 7 paesi, Russia, Cina, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia e Siria. Di questi solo Russia e Cina dispongono certamente di un arsenale nucleare.
Le armi nucleari hanno ancora un ruolo vitale nella sicurezza degli Stati Uniti e dei nostri alleati. Noi possiamo e dobbiamo cambiare le dimensioni, la composizione e il carattere delle nostre armi nucleari, in modo che riflettano il fatto che la guerra fredda è finita. Gli sviluppi delle nanotecnologie e le nuove scoperte della fisica aprono la strada al concetto di armi nucleari di quarta generazione. La nuova frontiera è la realizzazione di testate sempre più piccole, dotate di sofisticati inneschi di precisione che possono ridurre la potenza a livelli accettabili in un reale campo di battaglia. Al contrario della bomba atomica classica, le armi di quarta generazione non causano contaminazione radioattiva, se non limitata, ma le caratteristiche specifiche sono ancora coperte dal segreto militare. Robert Nelson insegna all'Università di Princeton ed è membro della Federazione degli Scienziati Americani. Credo che, fatta eccezione per la Corea del Nord, la maggior parte delle potenze nucleari avrebbe sicuramente la capacità per costruire delle armi nucleari più piccole. William Arkin, ex analista del Pentagono, è ora consulente militare della rete televisiva ABC e del Washington Post. Nel 1992 fu uno dei primi a denunciare le armi di nuova generazione sul bollettino degli scienziati atomici. Armi minuscole per mini cervelli era il titolo del suo articolo. Yes, is it possible to build a weapon that's even smaller than? Sì, è possibile costruire un'arma più piccola di 300 tonnellate rispetto alle dimensioni delle armi che abbiamo attualmente. Certo, probabilmente possiamo produrre ancora armi nucleari di 10 o 20 tonnellate e sicuramente potremmo unire queste armi con una piattaforma di precisione in grado di arrivare molto vicino al bersaglio e anche di scendere in profondità. Once you have especially built a weapon that is miniaturized. Una volta che si è riusciti a sviluppare un'arma miniaturizzata da poter essere inserita in un missile, si è riusciti a perfezionare la tecnica per produrre armi note come armi primarie a bassa potenza esplosiva. Il nucleo è, per così dire, il fiammifero che innesca una vasta esplosione nucleare e questa esplosione del nucleo primario è essenzialmente una mini arma nucleare. Subito dopo la tempesta del deserto del 1991, l'allora ministro della difesa Dick Cheney scrive un documento top secret che detta le linee guida per l'utilizzo di armi nucleari. L'amministrazione Bush incarica formalmente i militari di pianificare l'impiego di armi nucleari contro le nazioni del terzo mondo, considerate capaci di sviluppare armi di distruzione di massa. Dalla prima guerra del Golfo anno 1991 fino alle guerre degli anni 90 nei Balcani e di nuovo in Iraq dal 2003, decine di referti clinici hanno evidenziato la presenza di lesioni e patologie anomale in concomitanza con i bombardamenti degli Stati Uniti e della NATO. Emilio Del Giudice è un fisico teorico. Per anni ha lavorato all'Istituto di Fisica Nucleare di Milano. Dai rapporti che arrivano dai campi di battaglia in cui sfortunatamente queste armi vengono utilizzate, si hanno indizi di presenza di fatti che lasciano pensare a fatti nucleari. Si vedono, per esempio, cadaveri, corpi anneriti, senza che ci siano tracce di bruciature. Se ci fosse stata una massiccia, se, insisto sulla parola se, ci fosse stata una massiccia presenza di raggi gamma, noi avremmo una super lampada che spiegherebbe perché il corpo si annerisce. Ma chi avrebbe messo questi raggi gamma? Dal momento che nessuna esplosione tipo Hiroshima o anche tipo mini nuke è stata riportata. Secondo il fisico svizzero André Sponer, l'uranio impoverito sarebbe stato utilizzato per la prima volta in Iraq nel 1991 proprio per rompere il tabù che resisteva dal 1945 e sdoganare così le armi nucleari di quarta generazione. Se guardiamo i carri armati distrutti, diciamo, questo non tanto nella guerra del Libano quanto nella guerra del Golfo, si vede che questi carri armati sono molto più sconquassati di quanto non lo erano i loro predecessori distrutti nella Seconda Guerra Mondiale o nella guerra di Corea o nelle guerre nel Medio Oriente. Inoltre appaiono fusi nel senso termodinamico del termine, cioè in cui
30 tonnellate o 40 tonnellate d'acciaio, quant'è il peso di un carro armato, siano stati fusi. Quindi qua c'è una liberazione di energia molto più grande di quella delle normali proiettili a esplosivi convenzionali. Quindi tutte queste cose fanno sospettare che siamo in presenza di processi nucleari di tipo nuovo. Durante i primi anni dell'amministrazione Bush c'è stato il tentativo di sviluppare, o meglio di dare il permesso per sviluppare, mini armi nucleari. Ma dopo Bush padre, la Casa Bianca si insedia Bill Clinton. Nel 1994 i parlamentari democratici John Spratt e Elizabeth Force aggiungono al bilancio militare un provvedimento che proibisce la ricerca e lo sviluppo delle armi nucleari di potenza inferiore ai 5 chilotoni. Armi più piccole di quelle usate a Hiroshima e a Nagasaki, ma comunque più potenti di ogni arma mai utilizzata su un campo di battaglia. Il divieto diventa legge. Effettivamente c'era una legge che impediva a questi laboratori di lavorare su questo genere di armi. Nell'autunno 2004 quella legge è stata abrogata, ma il Congresso non ha mai autorizzato lo stanziamento di fondi per quello che chiamiamo mini nucleare. Per quanto ne so, negli Stati Uniti non è in corso nessuna ricerca autorizzata sulle mini armi nucleari. È possibile che in Israele o in altri paesi dotati del nucleare ci sia questo tipo di ricerca, ma io non ne sono a conoscenza. Se gli Stati Uniti iniziassero a sviluppare una nuova generazione di armi nucleari, conducendo anche test nucleari, riuscirei a capire quale potrebbe essere l'accordo con la Russia, che testerebbe sul proprio suolo quelle armi nucleari, dal momento che le conseguenze e le difficoltà di testare le armi in Nevada sarebbero troppo grandi. Credo che ci possa essere un'alleanza nucleare molto interessante in futuro. Negli anni della guerra fredda l'Unione Sovietica era l'unico antagonista nucleare degli Stati Uniti. Di quell'epoca la Russia dell'era Putin ha ereditato le installazioni, i progetti, gli uomini. Viktor Mikhailov è il misterioso professor M che dal 1992 ha guidato il Centro Federale di Ricerca Nucleare, diventando anche ministro dell'energia atomica di Boris Yeltsin. La Russia non ha mai impiegato quelle che lei definisce mini nukes, cioè bombe di potenza tra le 300 e le 3000 tonnellate di tritolo. Queste sono armi nucleari che non sono mai state impiegate da nessuno. Credo che gli Stati Uniti dominino nel campo delle piccole armi nucleari che possono essere utilizzate. Ai tempi dell'Unione Sovietica girava una barzelletta che diceva così: ehi, hai sentito che l'Unione Sovietica ha sviluppato un'arma nucleare che sta dentro una valigia? E la risposta era: sì, ho sentito dell'arma, adesso stanno cercando di perfezionare la valigia. Voglio dire, tutto questo non è impossibile e credo che il pericolo non sia che qualcun altro non è in grado di farlo. Il pericolo sta nel segnale che gli Stati Uniti invierebbero se decidessero di sviluppare un'arma nucleare più utilizzabile. L'Unione Sovietica aveva elaborato armi nucleari straordinarie, che non erano inferiori né per concezione né per prestazioni agli armamenti degli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti l'unico termine di paragone. Gli altri sono molto lontani dai nostri livelli. Ritengo che la guerra fredda sia finita, ma che non sia stata persa dal nostro potenziale tecnico-scientifico, ma da economisti e finanzieri, se ci sono stati dei problemi e dipeso da loro. Noi siamo stati e siamo rimasti una grande potenza e continueremo ad esserlo finché avremo questo potenziale e le nostre armi d'avanguardia. Trattate con rispetto la Russia. L'Unione degli scienziati preoccupati ha messo in guardia contro i progetti nucleari dell'amministrazione Bush, in particolare contro l'ipotesi di sperimentare ordigni nucleari per fermare i programmi atomici dell'Iran. Dal sito internet dell'Unione Scienziati si può scaricare un'animazione. Gli Stati Uniti stanno sviluppando un nuovo tipo di armamento nucleare. Si tratta di un penetratore nucleare, studiato appositamente per distruggere bunker sotterranei. Diversi studi scientifici indipendenti hanno dimostrato l'inefficienza di questa bomba. Oltre ad essere poco efficace contro i bunker situati nella profondità del terreno, l'uso del Robust Nuclear Heart Penetrator causerebbe un pericoloso fallout radioattivo, potenzialmente letale per milioni di civili.
questa bomba riuscirebbe a penetrare nel terreno soltanto per alcuni metri, fatto che impedirebbe di contenere l'esplosione nucleare e la conseguente nube radioattiva. Le radiazioni si spargerebbero per oltre 2000 chilometri. Se gli Stati Uniti utilizzassero una singola testata da un megatone, per esempio contro lo stabilimento nucleare di Esfahan in Iran, il fallout radioattivo raggiungerebbe in breve tempo il Pakistan, l'Afghanistan e l'India. In questa simulazione, basata su un modello sviluppato dal Pentagono, più di 3 milioni di persone morirebbero in seguito all'attacco nucleare. Altri 35 milioni di civili sarebbero poi esposti ad una quantità di radiazioni tale da generare tumori ed altre malattie letali. Per distruggere obiettivi sotterranei, l'onda d'urto prodotta dalla bomba dovrebbe raggiungere il bunker, ma un'esplosione da un megatone, provocata da una bomba 60 volte più potente di quella usata contro Hiroshima, sarebbe in grado di distruggere bunker situati al massimo a 30 metri di distanza dall'esplosione. Sterilizzare eventuali depositi sotterranei di armi chimiche o batteriologiche, a meno che la bomba non esploda molto vicina ad essi. Il calore e le radiazioni di un'esplosione nucleare, utili a neutralizzare gli agenti chimici e batteriologici, non riescono infatti a propagarsi facilmente nel sottosuolo e, paradossalmente, l'esplosione potrebbe avere un effetto opposto a quello previsto, disperdendo nell'ambiente, oltre alle radiazioni, anche i pericolosi agenti contaminanti. Un modo più efficace per neutralizzare bunker sotterranei sarebbe quello di bombardare con armi tradizionali le aperture verso l'esterno, ovvero gli ingressi dei tunnel. In questo modo gli stock di agenti contaminanti resterebbero sigillati nel sottosuolo e il personale nemico non potrebbe più entrare né uscire dai bunker. Lo scorso aprile avevo scommesso una bottiglia di vodka con un americano, un pezzo da 90, che gli americani non avrebbero iniziato la guerra in Iran. If the President of the United States decided that he wanted to go to war against Iran, even e se il Presidente degli Stati Uniti decidesse di voler andare in guerra contro l'Iran, perfino una guerra preventiva, anche al primo attacco l'esercito americano preferirebbe ricorrere alle armi convenzionali e a quelle dell'informazione, non a quelle nucleari. Credo che si tratti di un programma puramente ideologico che non gode del sostegno dell'esercito americano né di quello del Dipartimento della Sicurezza Nazionale. Possono esserci anche bombe di questo genere, ordigni nucleari di potenza ridotta. Noi stiamo vigilando e ne siamo a conoscenza, ma non dimentichiamo che 0,3 chilotoni equivale a 300 tonnellate di tritolo. Queste sono previste per colpire i bunker sotterranei? Forse così credono gli americani, perché ora non esiste nient'altro. Non dispongono per ora di bombe penetranti ad alta profondità. Non hanno né bombe né testate nucleari del genere. Stanno tentando di elaborare un ordigno nucleare che dopo una prima esplosione nucleare sia capace di penetrare a decine, ma diciamo pure a un centinaio di metri nella roccia. Ma è un problema tecnico enorme. Non credo che il Congresso democratico approverà la ripresa dei test nucleari o la produzione di nuove armi nucleari, ma credo che si svilupperà un nuovo consenso che includerà i democratici. Questo significa che alla fine gli Stati Uniti dovranno produrre nuove armi nucleari. Che cosa succede se qualcuno decide di impiegare tali armi? Sarà la guerra nucleare. L'impiego degli ordigni della potenza di 300 tonnellate, di 1000 tonnellate, di milioni di tonnellate di tritolo significa la guerra nucleare. Ciò sarà assolutamente chiaro a tutti, compresa la Russia, gli Stati Uniti, le potenze nucleari come l'Inghilterra, la Francia, la Cina. Sarà chiaro che è la guerra nucleare. L'orologio di Washington continua a ticchettare da oltre 60 anni, ora più lento, ora più veloce. Nell'epoca inaugurata dai funghi di Hiroshima e Nagasaki, molte volte la mezzanotte è sembrata imminente, ma per fortuna nessuno ha valicato quel confine. Ora quel confine non esiste più.
Durante la guerra fredda si pensava che questo tipo di armi fosse troppo distruttivo, che i loro effetti fossero troppo devastanti e terribili, mentre ora invece c'è chi pensa che le armi nucleari siano un'opzione da poter prendere in considerazione. Le regole sull'uso delle armi atomiche e la coscienza critica esistenti ai tempi della guerra fredda si stanno progressivamente dissolvendo, e tutto ciò è davvero preoccupante. Riding into city trains, dressed in European grey, riding out to Echo Beach, a million memories in the trees and sand.